Buongiorno, benvenuti a questa rassegna di fine luglio, del 31 luglio. È lunedì, i giornali di lunedì sono un po' avari, ma vedrete che le notizie di oggi invece per noi non sono avare perché ne abbiamo tantissime. Intanto, il tema fondamentale di oggi è ancora quello dell'immigrazione, perché lo rendiamo noi fondamentale. Qua sta iniziando a piovere, quindi stiamo attenti se riusciamo a rimanere qua fuori o rientriamo dentro. I climi, come si dice, tropicali. Allora, qual è il tema fondamentale? Oggi il giornale, direi che è più unico che raro, apre il suo quotidiano, il nostro quotidiano, visto che io ne faccio parte, essendo il vice direttore di quel giornale, anche se diciamo adesso in contumacia, visto che sono all'estero, apre il giornale con la seguente notizia. Un immigrato di 75 anni, detenuto al CARA, detenuto, fermato al CARA di Bari, dice a una signora di 75 anni se poteva aiutarle a portare i sacchetti della spesa a casa, cosa che peraltro è venuta a me, a noi, a tutti quanti. Basta andare anche a Milano nei supermercati centrali, c'è sempre un immigrato che ti cerca di dare una mano all'uscita col carrello, eccetera. Questa signora accetta, arriva a casa e non solo gli chiede pochi spiccioli, ma la violenta. Violenta una donna di 75 anni che oggi è in ospedale, la picchia, la violenta e la brutalizza. Questo è quello che è avvenuto. Il giornale su questo titola e nelle prime due pagine parla della situazione in cui ci troviamo, e cioè la situazione in cui ci sono 54.000 persone che non hanno diritto di stare in Italia ma non riescono a essere espulse. Luca Fazzo, con grande competenza come gli è proprio, ricorda che ci sono 280.000 persone che hanno richiesto l'asilo in Italia di rifugiati ma non lo hanno ottenuto, ma la gran parte non l'ha ottenuto e come voi ormai ben sapete, quando non ottieni lo status di rifugiato, in realtà puoi fare ricorsi su ricorsi, insomma, puoi cercare di decidere di rimanere in questo paese. Allora, cosa c'entra tutto questo con il nigeriano che di 20, pochi di 20 anni che ha stuprato una signora di 75 anni? Che il giornale ne fa un caso nazionale, fa l'apertura del giornale su questa vicenda e gli altri giornali non lo citano. Purtroppo ogni giorno ci sono degli stupri e purtroppo spesso sono da parte di immigrati, ma anche da italiani. Allora, qual è il punto sostanziale? Il punto sostanziale è che smitizzare e far finta che che questi eventi non ci siano non è che è un buon, come possiamo dire, un buon servizio all'accoglienza, non è che fa parte del modo per difendere queste persone. Se ci sono delle bestie come questa persona che ha violentato una donna di 75 anni e quelle bestie incidentalmente sono degli irregolari, degli immigrati, la cosa, come direbbe la Serracchiani, perché la stessa identica cosa è avvenuta con degli immigrati che nella sua regione, in Friuli Venezia Giulia, hanno violentato o tentato di violentare o di palpare delle donne, la stessa cosa deve essere ancora più, non vi è razzismo nel renderla ancora più evidente e fa bene il giornale a raccontarlo in maniera molto evidente quello che è avvenuto, perché la percezione di insicurezza non è basata sulle pippe che ci facciamo, come qualcuno sostiene, ma è basata su casi di cronaca come questo, che vengono sia amplificati dai giornali, ma esistono nella verità, esistono nella realtà. Basta girare per una delle nostre città e rendersi conto come ci sentiamo meno sicuri. Far finta che questo non avvenga e che i giornali non parlino di questa vicenda, dà il senso che non vi sia nessun problema nell'accogliere 280.000 persone in 2 anni senza lavoro, maschi, ventenni, senza famiglia, senza soldi, senza donne, senza sfoghi, senza niente. Ecco, questo sto semplicemente cercando di dire. Non far finta che non esista questo problema. Altro tema ovviamente che appassiona tutti quanti sono due, quello dell'ATAC a Roma che è fallita, è chiaramente fallita, e quella di Renzi che risponde all'atteggiamento del governo italiano sui cantieri. Partiamo dalla questione ATAC. Il pezzo migliore oggi secondo me è quello di Giannino che ci dice che cosa è successo nell'ATAC tra il 2011 e il 2015, così dà il senso di quello che è avvenuto in questa azienda dei trasporti romani prima del Movimento 5 Stelle. 774 milioni di perdite cumulate. In 4 anni 770 milioni di perdite. Questo non è una roba che riguarda il Movimento 5 Stelle, cari amici di destra e di sinistra. Questo è un problema che riguarda Roma da sempre. Con i proventi delle tariffe, con i biglietti, sostiene Giannino, non si riesce neanche a pagare il costo del personale. Non riusciamo a pagare neanche gli autisti, i dipendenti, gli impiegati e gli operai dell'ATAC. Va bene? In più,
Continuiamo. Il debito accumulato è di 1,3 miliardi, 1,3 miliardi. Allora, tutto questo la Raggi se l'è trovato. Non è un disastro, forse, come diceva bene ieri Sallusti, ma certamente è una situazione dal punto di vista economico totalmente compromessa. Neanche Mago Zurlì, non poi per di più la Raggi oggi, della Raggi parla male Domenico De Masi perché dice che non hanno nessuna cultura politica, l'uomo che dovrebbe insomma aiutare il Movimento 5 Stelle, secondo alcuni, a sviluppare una teoria sul lavoro. Allora, quindi il tema non è difendere o attaccare la Raggi, è l'ultima mossa fatta dalla Raggi, e qui ha ragione Delrio in un'intervista che fa oggi su Repubblica, l'ultima mossa fatta dalla Raggi sul direttore generale Rota è una mossa avventata, perché l'unica soluzione, purtroppo, e ha ragione Giannino, è la liquidazione, è, come si chiama, il concordato preventivo, cioè far fallire ATAC e da lì riprendere. E purtroppo non ci sono alternative, perché ricapitalizzazioni, cioè soldi nostri per l'ATAC, dove c'è il 12% dell'assenteismo, un debito incredibile, debiti di 350 milioni per i fatturati, una politica industriale assurda, debiti nostri, basta, non se ne possono dare più. E questo lo dice anche oggi Delrio. Molto interessante il pezzo oggi, vi segnalo, di Delvigo sul giornale, che ha la fondo del giornale, che però è andato a vedersi il programma Infieri del Movimento 5 Stelle, un programma demenziale. Siccome io conosco un componente, ho conosciuto in vari incontri un componente della Commissione Agricoltura del Movimento 5 Stelle, e ho visto quello che c'è scritto nel programma dell'agricoltura del Movimento 5 Stelle, penso che ci sia uno slacciamento completo. Cioè il giovane del Movimento 5 Stelle, che è in Commissione Agricoltura, figlio di agricoltori, che conosce il mondo agricolo, dice delle cose di buon senso. Quello che c'è scritto nel programma della battaglia contro le proteine, del futuro vegano, il BBC ha presentato un documentario per cui nel 2060 saremo tutti vegani. Ecco, quello che invece il Movimento 5 Stelle ha come sua immagine di programma, che vivremo senza energia elettrica perché sarà tutta rinnovabile, sono palle incredibili e che comunque non ci permettono di governare ora, per oggi, l'ATAC, l'immigrazione. Questi sono i problemi che oggi abbiamo. È chiaro che dobbiamo ragionare a 20 anni, a 10 anni, ma se non risolviamo i problemi di oggi, le pippe sul veganesimo, sull'Italia del rinnovabile, ce le possiamo fare nei programmi di Rousseau, poi però dobbiamo governare, e come dimostra il caso 5 Stelle, dalle pippe al governo ce ne passa molto. A proposito di pippe, Renzi, ideologico in questo caso, intervistato ieri alla Versiliana, dice che capisce Macron perché in realtà fa gli interessi dei suoi paesi. Beh, insomma, tutti i giornali mettono in relazione questa battuta di Renzi, che peraltro è una battuta abbastanza comprensibile, perché non vuol dire stare con Macron, però l'hanno letto come se lui stesse con Macron e contro la posizione. In realtà c'è una battuta di Renzi, come sempre, un po' arrogante. Dice: il governo italiano è debole, quindi se la prende un po' con Gentiloni, con Padoan e con Calenda, che stanno facendo la faccia dura per l'arrivo dei francesi in Italia, che sarà domani, arriva il ministro dell'economia per la questione dei cantieri. Buona, molto buona l'intervista oggi del presidente del Parlamento europeo. Quando io dicevo nel pezzo l'altro giorno che abbiamo delle leve in Europa, bisogna usarle, molto buona l'intervista di Tajani, presidente del Parlamento europeo, che è stato commissario anche alle piccole imprese, che a suo tempo, ricorda nell'intervista, impedì che una piccola società cinese comprò l'italiana Prysmian. E qui dice: ma scusi, ma anche lei ha fatto il protezionista? E Tajani dice una cosa a cui non avevo pensato: guardate che noi abbiamo uno scontro tra blocchi, e questo è facilmente comprensibile: Cina, Stati Uniti, Europa. Non possiamo avere un nazionalismo all'interno dell'Europa, dobbiamo fare dei grandi campioni europei. Se ci chiudiamo nelle nostre piccole nazioni, abbiamo perso nei confronti delle grandi sfide europee. Quindi un Tajani contro e i nazionalismi europei. Ultime due cose, anzi l'ultima cosa, i giornali si sono occupati, il Corriere della Sera in maniera, direi, oggi forte, perché ne ha fatto a pagina 2 e 3, si sta iniziando finalmente a occupare del Venezuela, dove è in corso una dittatura. Ma il titolo che mi ha divertito di più di tutti oggi è di Repubblica, perché quando le dittature sono di sinistra hanno sempre timore a chiamarle con il loro nome, i nostri giornalisti, se ne accorgono tardi, a parte alcuni politici che hanno sempre flirtato con Chavez e poi con Maduro. Ma il titolo di Repubblica è: Venezuela ormai è una dittatura. Perché fino a ieri che era? Ormai è una dittatura. Porca puttana, ma che cosa doveva succedere per fare? Dovevano esserci 10 morti come ieri, ce ne sono stati altrettanti nelle settimane scorse. Se ci fosse stato un fascista invece che un comunista a guidare il Venezuela, dopo quanto ci si sarebbero accorti che era una dittatura? Quella è una dittatura sanguinaria, orrenda, incredibile.
ultima considerazione da fare su questa dittatura, che oggi si parla di un possibile applicazione delle sanzioni al Venezuela da parte degli Stati Uniti sulla petrolio. Ma come? Non ci sono ancora le sanzioni sul petrolio da parte degli Stati Uniti? Cioè rompono le balle alla Russia, possono dal loro punto di vista fare anche bene, e la Russia risponde oggi sui giornali, ne parla sul fatto che caccerà 775 diplomatici americani, e al Venezuela, che è praticamente casa loro perché non è Europa, è sotto gli Stati Uniti, mettiamola così da un punto di vista geografico un po' imperfetto, invece oggi possono iniziare forse a pensare di fare delle sanzioni. Ve lo dico io, due motivi per i quali gli Stati Uniti ragionano con la testa e non con altre parti del corpo. La prima è che il petrolio venezuelano alle sue compagnie petrolifere interessa molto, anche se è stato nazionalizzato. Seconda cosa, come notava bene il New York Times proprio ieri, le sanzioni non servono a niente o servono a pochissimo. Lo ricordava in un bel pezzo lungo ieri documentato il New York Times, in realtà era un po' più complicato da come la faccio io, cioè servono per i governi deboli, quindi forse per Maduro potrebbe servire la sanzione, mentre non servono per i governi autocratici e forti come quello della Russia. Beh, insomma, e la storia del Venezuela, finalmente i giornali se ne accorgono, è il vero scandalo. Voglio dire, qua in America, e io sono nella parte sud dell'America, della Nord America, in Venezuela vedete delle macchine con scritto no a Maduro, vedete le prime manifestazioni, cioè c'è una tale immigrazione nel Sud America che è molto più sentito di quanto la viviamo noi. E quello mi fa pensare, qui è molto sentita la questione venezuelana in America, ma non ci sono le sanzioni. E penso che sia molto poco sentita dal popolo, dalle persone normali, non dai salotti newyorkesi, la questione Russia, eppure ci sono le sanzioni. Chissà come mai. Ultima cosa, ed è un scandalo, chiudo con questo scandalo, è la questione Contrada. Questo signore di 86 anni, come racconta bene oggi Pierluigi Battista sul Corriere della Sera e come racconta bene anche Il Tempo, ha subito ancora 2 giorni fa una perquisizione alle 4 di notte a casa sua, 4 di notte per le stragi del 1990. Di che stiamo parlando? Ve lo dico io di che stiamo parlando. Un signore che è stato assolto in Cassazione è torturato dallo Stato. Tortura vera e propria. E bisogna indagare sui magistrati, sulla polizia giudiziaria che si permettono di entrare a casa di un servitore dello Stato che è stato ingiustamente 10 anni in carcere e continuano a torturarlo per affari che sono avvenuti nel 1990, 86 anni, malato, assolto in Cassazione e si permettono alle 4 di notte di entrare a casa di un malato. Stanno facendo la legge sulla tortura nel Parlamento italiano, hanno fatto quella minchiata della legge sulla tortura che potrà dar fastidio ai nostri poliziotti. Bene, io penso che bisogna assolutamente indagare per tortura quelli che si sono presentati alle 4 di notte, che ha dato l'ordine di presentarsi alle 4 di notte a casa di un servitore dello Stato di 86 anni e per di più malato. Ciao.